da sorpresa a realtà vera del girone F di Serie D, il tutto con la forza delle prestazioni, dell'entusiasmo e dei numeri. Colleziona record il notaresco, da domenica scorsa primo in classifica in solitario con 30 punti in 11 partite. Lascia ancora sbalordita la serie aperta di 10 vittorie consecutive dei rossoblù di Vagnoni, eguagliata la striscia d'inizio stagione niente meno che del Palermo. Il presidente Di Giovanni prova a tenere i piedi per terra, ma è consapevole della forza che la sua squadra sta esprimendo in campo. Nessuno addetto ai lavori avrebbe mai pensato che oggi il Notaresco potesse stare in prima posizione. Insomma, abbiamo eguagliato il record del Palermo, che è una città grandissima con una tradizione importante calcisticamente parlando. Quindi non posso che dire bravi ai ragazzi, a tutti quanti, perché stiamo veramente vivendo un sogno. Però non abbiamo fatto nulla, nel senso che dobbiamo ancora arrivare, noi a questo punto ci dobbiamo cominciare a credere. Eravamo partiti con un obiettivo completamente diverso, che era quello della salvezza, perché il nostro budget, ci tengo a precisare, è uno dei più bassi di questa categoria. Palermo KO con il Savoia, il Notaresco contro il Cattolica penultimo potrebbe superare nella striscia la squadra rosanero e restare in vetta solitaria del girone F. Vagnoni però ha messo subito in guardia i suoi, la gara di domenica può essere una buccia di banana su cui scivolare. Quindi ci sono tutti i presupposti per poter dire che è una partita facile, invece non è assolutamente vero, perché il calcio non c'è niente di certo. Sta di fatto che quindi dobbiamo prendere la partita, dobbiamo affrontare il Cattolico come se fosse la Recanatese o il Matelica della situazione. Un centro di poco più di 6.500 abitanti, ma che vive di calcio. Il tifo dà una marcia in più al Notaresco. Domenica eravamo circa 200 tifosi, c'erano circa 200 tifosi al Notaresco, credo che sia un numero importante. Dico una cosa, sono stato a Matelica, in un ristorante al centro di Matelica, quando sono entrato c'erano dei tavoli, eravamo 40 tifosi del Notaresco. Questa è una cosa bellissima che credo che sia quasi unica, perché sinceramente non mi sarei mai aspettato di questo. I tifosi sono contentissimi, ci seguono sempre e li ringrazio pubblicamente, perché effettivamente sono quel qualcosa in più che ci stanno dando, anche questa soddisfazione in più. Ma sapevo che Notaresco era una città che viveva di calcio, quindi sotto questo aspetto non mi sono assolutamente sbagliato.